Una ragazza diversa, particolare, che vive un'infanzia tipica, sempre in bilico, tra genialità e disagio, tappe bruciate e bullismo incombente. Una ragazza con un'intelligenza fuori dal comune, a 2 anni sa già leggere e contare. È Alina ed è la protagonista del romanzo dal titolo La 12ª stanza, presentato ieri ad Andria nel chiostro di San Francesco dall'autrice, la molfettese Teresa Maria Antonacci, alla presenza tra gli altri dell'assessore alla pubblica istruzione Paola Albo e dell'assessore alla cultura Luigi Del Giudice. Una storia incredibilmente vera, frutto dell'esperienza della stessa autrice che vive accompagnata dall'autismo. Teresa Antonacci colloca il romanzo in un arco temporale che va dal 1965 ai giorni d'oggi, ripercorrendone tappe storiche importanti. Lo ambienta in una Polignano a Mare inedita, fuggendo con le cose della vita tra Milano e Parigi per poi ritornare lì dove tutto ha inizio, la 12ª stanza. È la mia mission ormai quella di parlare di autismo nei miei libri, perché mi riguarda personalmente me e due dei miei figli, dei miei 3 figli, e quindi mi sembra giusto, visto che mi piace scrivere, e scrivere bene, dicono, parlare di questo tema che è molto molto, ormai purtroppo è molto sconosciuto, ma sta prendendo piede, cioè stanno aumentando tantissimo le diagnosi e quindi è importante che venga divulgata la tematica, proprio per comprendere, per coinvolgere tante altre persone che magari hanno all'interno della loro famiglia una persona affetta da sindrome dello spettro autistico, di qualsiasi genere essa sia, ma che non sanno di questa cosa, per cui probabilmente leggendo il mio romanzo, leggendo le mie parole, riescono a ritrovare nelle persone che sono accanto determinate caratteristiche che in realtà poi riconducono allo spettro autistico. Mi vanto del fatto che la nostra ASL abbia puntato molto sulla diagnosi precoce e sulla diagnosi in età evolutiva, tant'è vero che è stata la prima ASL in regione ad aver risposto alla delibera regionale per la strutturazione di un centro autismo territoriale nel quale facciamo diagnosi precoce, al quale afferiscono tutte le famiglie di tutta la ASL al fine di omologare tutti gli interventi e di dare a tutte le famiglie delle risposte adeguate.